consentivano di denunciare all'autorità giudiziaria 72 responsabili, di cui 13 in stato di arresto, e di segnalare alle competenti prefetture 728 soggetti consumatori. Provincia di Treviso, 2018-2022. È un finanziere davvero speciale. Escor, pastore tedesco di 6 anni, guarda sempre con attenzione ciò che gli capita attorno e non gli sfugge nulla in tema di stupefacenti. Quando segnala o si mette seduto, oppure quando c'è tipo in un ambiente in cui c'è tanto passaggio, come un aeroporto, come una stazione, segue la persona e si siede davanti. Questo mi fa capire, insomma, che è meglio controllare, c'è qualcosa di strano. Loro fanno copia fissa per quello che si potrebbe definire un vero colpo di fulmine. Noi abbiamo il centro allevamento e addestramento a Castiglione del Lago, Perugia, e lì si addestrano, vengono scelti secondo alcune peculiarità, la disponibilità al gioco, il fatto di poter stare in mezzo alle persone, perché il nostro soprattutto lavora a contatto con le persone. Appunto ero andato al centro addestramento e vuoi il caso che c'era proprio una cucciolata, la sua cucciolata, e in quel momento che stava facendo la passeggiata con l'allevatore, e mi fermai, la carezza eccetera, e poi l'allevatore si ricordò di questo quando andai a fare l'addestramento e ha detto guarda che quando era piccolo l'hai avuto in braccio, quindi questo è stato un episodio. E invece in servizio qualche situazione particolare? I servizi ce ne sono davvero tanti, anche situazioni molto particolari, perché comunque quando tratti di droga ti vai a confrontare con realtà sociali anche molto difficili. 800 le missioni di Escor, molte tra aeroporto di Treviso e quello di Venezia, e quando si parla di corrieri e spacciatori a volte senza scrupoli è davvero utile fare affidamento su questi finanzieri davvero speciali. Però avere un cane vicino a volte vuol dire avere una sicurezza in più. Certamente sì, soprattutto un collega molto fidato, e quindi averne.